mi chiamano Antonio lo Zampognaro. A dire la verità, prima un po' mi vergognavo, sai, sembrava quasi una cosa... Invece adesso quasi mi inorgoglisce, perché ci sentiamo quasi un po' privilegiati. Ho imparato con mio padre, mio nonno, ci siamo nati, quindi per noi quando arriva questo periodo è veramente, lo sentiamo dentro di andare in giro a far sentire le nostre, i nostri suoni, diciamo. Siamo a Scapoli, in Molise, in provincia di Isernia, nell'alta Valle del Volturno per l'esattezza. Questo paese è situato a 611 metri d'altitudine tra la catena delle Mainarde, quindi il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e la Valle del Volturno. La Valle del Volturno che appunto prende il nome dal fiume Volturno da cui nasce in queste montagne. Scapoli è principalmente famosa da tempi immemori per essere il paese delle zampogne, il paese di costruttori di zampogne, quindi di fabbriche e laboratori di zampogne, ma anche di suonatori di zampogne. Scapoli, in origine Scopulus, nome latino che stava a significare colle scoperto, rupe scoperta, si insedia intorno all'anno 1000. Dicevamo che Scapoli è famosa per le zampogne, lo era già all'epoca, tant'è che ci sono degli studi su delle epigrafe di tipo romano, su delle lapidi che prendono ed elogiano dei suonatori di flauto, quindi già all'epoca si parlava di suonatori di flauto provenienti da Scapoli. Nella storia più recente troviamo i primi laboratori di zampogna e quindi i primi artigiani di zampogna intorno alla fine della seconda metà dell'Ottocento, dove nella frazione Fonte Costanza c'erano i primi insediamenti di laboratori di zampogna e il primo nome che riconosciamo è Benedetto di Fiore. La zampogna viene concepita come, nell'immaginario collettivo, viene individuata sempre nel periodo natalizio, tant'è che anche nei presepi viene sempre raffigurato lo zampognaro che suona nel contesto del presepe, nel contesto natalizio. Un'altra collocazione che si fa della zampogna molto spesso è quella di accostarla nelle musiche popolari, quindi salterelli, le tarantelle, via dicendo. Ancora oggi le coppie di zampognari lasciano il paese di Scapoli alla volta di altre mete per suonare e annunciare l'arrivo del Natale. Signora! Zampognari di Scapoli, buongiorno! Buongiorno. Vai, passiamo? Posso offrire un po' di vino? È un goccetto, appena, grazie. Qui a Scapoli tutti sappiamo che cos'è una zampogna, tutti sappiamo riconoscere il suono di una zampogna o di una ciaramella, e tutti in famiglia sappiamo suonare la zampogna, sappiamo come è costruita la zampogna, sappiamo da dove proviene, specialmente perché è stata tramandata da generazioni, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, fino ad arrivare ad oggi, ed è un orgoglio, un vanto per noi, perché è diventata un'icona e un simbolo di riconoscimento, per cui è qualcosa che ci lega fortemente alla nostra terra, al nostro paese.
dalla terza generazione, ha cominciato mio nonno negli anni 20 e tornando dall'America faceva il falegname in America, poi venuto qui a Scapoli ha cominciato a costruire questi strumenti che si sono evoluti nel tempo e attualmente suonano anche in orchestre, diciamo è uno strumento completo, ecco, non ha niente da invidiare ad altri strumenti. Io personalmente continuo a costruire lo strumento come faceva mio nonno. Questa è la tipica zampogna molisana costruita dal sottoscritto a Scapoli e è composta da quattro chanter. Questo qui è muto, poi c'è il chanter sinistro, il chanter destro e il bordone. La testata, l'otre e il soffietto. Il legno è normalmente ulivo e ciliegio. La parte sonora è di ulivo normalmente oppure prugno o altri legni particolari. E la parte della campana è di ciliegio normalmente e la testata pure di ciliegio. L'otre è rivestito in pelle sintetica, viene fatto sia in camera d'aria che in sintetico. Prima si faceva anche con la pelle di pecora, attualmente la pelle di pecora non si usa più. Si inizia dal pezzo di legno, questo è il pezzo di legno di ciliegio, che per fare una campana, la parte bassa del chanter sinistro. Dopodiché si fa la prima tornitura, che sarebbe questa qua. La prima tornitura viene sgrossata al tornio e dopodiché diciamo, si va sulla finitura. Adesso sto facendo la levigatura con la carta vetrata per dare il legno alla parte liscia. Questa, diciamo, è quella che ha fatto mio nonno. Pezzo vecchio, io lo rifaccio come quello. Le zampogne lo costruiscono una quarantina d'anni, sotto e sopra più o meno, anche qualche anno di più. E dico, l'ho rubato questo mestiere, diciamo così la verità, non che mi ha insegnato qualcuno. Lo faccio suonare, faccio pure insegnare, faccio fare tutto. C'è anche mio figlio che continuerà ancora, perché sta sempre vicino a me qua. Suona già la zampogna, la ciaramella. Adesso nel mio tempo già sa fare qualche cosa, molto molto. E lui che mi aiuta, perché io ormai sono vicchiariello. E tengo 78 anni, mica un giorno. Sono appassionato proprio. Questo, né per i soldi, è proprio una passione. I soldi piacciono a tutti quanti, però la passione è tutto un altro sistema. Qua dentro veramente mi mettessi anche la branda per dormire la notte qua dentro, veramente. Io avevo 13 anni la prima volta sono andato a suonare. Io e mio fratello adesso non c'è più, e abbiamo andato a San Severino, provincia di Salerno, la prima volta. Era duro perché le zampogne prima non erano belle rifinite come adesso, belle accordate, belle appassionate. Prima mettevano questo angelo qua e persino questo qua ci aveva una bella forza. Thank you.
La cosa più bella che è che quando hai finito una zampogna va bene e sei contento, sei soddisfatto nella vita. Hai rimasto soddisfatto. Il basso è sempre suonare, la zampogna è la mia passione. Noi veniamo da una famiglia di suonatori e poi mano a mano si è evoluto da suonatori, sono diventati artigiani, e poi un po' per l'esigenza, un po' perché i soldi scarseggiavano, quindi si è iniziata questa piccola costruzione delle zampogne. Da piccolino vedere mio nonno che suona, i miei nonni che suonavano, mio padre pure che suonava, per passione si manda avanti la tradizione. Tramandare da padre in figlio è piacevole che un padre lo trasmette al figlio. Nazionale della Zampogna. Il museo nasce nel 2002 e racchiude tutte le zampogne di Scapoli, le zampogne nazionali ma anche internazionali, oltre altri strumenti della tradizione popolare. Il museo è intitolato all'ex sindaco e ideatore del Festival Internazionale della Zampogna, ormai alla 44esima edizione, Pasqualino Vecchione. È collocato nel centro storico di Scapoli, nel Palazzo Baronale dei Signori Mancini. Il Museo Internazionale della Zampogna si compone di 4 macro aree. La prima e la più importante, che è al primo piano, è l'area dedicata agli strumenti a fiato, in particolar modo alle zampogne. A sua volta quest'area è divisa in 3 sezioni. Nella prima, la più vasta, abbiamo le zampogne di Scapoli di varie misure e vari modelli. Abbiamo poi l'esposizione delle zampogne nazionali e infine abbiamo anche le zampogne o le cornamuse, cosiddette cornamuse, e quindi l'area internazionale. Dopodiché scendendo giù troveremo un'esposizione di altri strumenti della tradizione popolare con un'annessa mostra fotografica. Abbiamo anche un'altra sezione che è la replica di una bottega artigiana di zampognari, con una piccola esposizione di strumenti e fatture di antichi mestieri. Non poteva mancare in ultimo un'area dedicata al presepe. Abbiamo qui un'esposizione molto grande del presepe napoletano dei fratelli Capuano di San Gregorio Armeno. Nell'esposizione delle zampogne di Scapoli abbiamo un reperto antico molto importante che è arrivato quasi intatto a noi ed ha oltre 120 anni, perché è una zampogna di misura molto grande, costruita all'inizio del Novecento dal maestro Benedetto Di Fiore. Questa zampogna ha attraversato molte vicissitudini, perché è la prima zampogna costruita a Scapoli con tecniche innovative, che ha fatto un viaggio nella storia ma anche nei luoghi, ed è la prima zampogna di Scapoli che ha suonato oltre oceano. Una zampogna che ritroviamo anche in zampognari che hanno attraversato l'Italia e hanno portato i suoni di Scapoli ovunque.
Nella sezione dedicata alla zampogna di Scapoli abbiamo oltre 20 esemplari, 20 esemplari costruite dai vari maestri artigiani locali di varie dimensioni e di varie fattura. Abbiamo le zampogne di maestri ancora in attività, ma anche maestri che non ci sono più, che hanno fatto il corso della storia e hanno reso Scapoli molto importante. Abbiamo anche le altre zampogne di varie misure, di varie tonalità, costruite nel corso del tempo dalle famiglie più importanti, quali la famiglia Ricci, la famiglia Caccia, la famiglia Guatieri. Il Museo della Zampogna è un luogo vivo, un luogo polifunzionale di cultura dove le persone vengono a imparare anche a suonare la zampogna grazie ai corsi tenuti all'interno della sala di registrazione e sala insonorizzata dal maestro Christian Di Fiore. Christian Di Fiore è un giovane, noi lo definiamo l'enfant prodige di Scapoli, perché sta portando la zampogna verso sonorità nuove in nuovi contesti musicali, dal jazz, il fusion, alla classica, al rock, e ha metodi di suono innovativi e tiene questi corsi durante tutta la settimana. Il mio primo contatto con la zampogna risale a tantissimi anni fa, diciamo a quando ero molto piccolo. Sono stato quasi costretto a suonare la zampogna perché ce l'avevo in casa, perché da 7 generazioni la mia famiglia suona e costruisce le zampogne. Infatti i miei nonni, mio padre, i miei parenti andavano in giro durante il periodo di Natale, appunto, ad annunciare l'avvento delle festività con questi due strumenti, con la zampogna e la ciaramella, quindi hanno girato l'Italia e anche il mondo, si può dire. Studio composizione, quindi mi diverto a comporre per zampogna e per organico più, diciamo, più esteso. Infatti mi piace mischiare i suoni della tradizione ai suoni della cultura moderna, quindi di ricerca sulle nuove timbriche, l'esigenza di avere nuove note anche, ci hanno permesso, perché insieme a me collaborano anche gli artigiani, i costruttori, quindi senza loro non sarebbe possibile tutto ciò. Quindi c'è stato un lavoro di squadra da parte mia, da parte di musicisti come me e da parte degli artigiani, e quindi questo è stato possibile grazie a loro. Mi definisco, non so se è giusto, non so se esiste il termine, zampognista, inteso come musicista che utilizza uno strumento appunto in termini strettamente legati alle sue possibilità armoniche, che ha fatto uno studio sullo strumento, quindi che vede lo strumento anche diversamente da quello che faceva lo zampognaro. Si può dire che la zampogna è il prolungamento del mio corpo, in quanto essendo una persona abbastanza riservata mi aiuta ad esprimere le mie emozioni e mi aiuta a comunicare molte volte i miei stati d'animo. Questo è il quarto anno di fila che sono direttore artistico del Festival Internazionale della Zampogna. Andiamo per la 44esima edizione di un festival che vede protagonista appunto la zampogna proveniente da ogni regione d'Italia, soprattutto dal centro-sud. È un festival che si svolge nell'ultimo periodo di luglio, nell'ultimo weekend di luglio.
sono stato quello che ha iniziato, diciamo, più da bambino a suonare la ciaramella e la zampogna, all'età di 9 anni. Non avevo eredità familiari che magari mi avevano spinto, però c'avevo un sacco di amici che imparavano e suonavano, allora spinto dalla passione, dalla curiosità, ho imparato anche io e mi ha dato la possibilità di, insomma, grandi soddisfazioni. A parte mantenere la tradizione per me e per il mio paese, e poi mi ha dato la possibilità di andare in giro e di portare in giro la zampogna, la ciaramella, la nostra, la mia tradizione del nostro paese. Quello che indosso è il costume tipico di Zampognaro, che è tutto legato prevalentemente al freddo, perché andando in giro, insomma, sotto Natale, periodo quasi tutto dicembre, è legato a coprire quasi prevalentemente il corpo. Si parte dal mantello, praticamente, che è pesante, di una stoffa pesantissima, proprio per coprire il freddo, per coprire tutto il corpo. Il gilet, che è di pelle di pecora, che va di pari passo con l'ute della zampogna, che è di pelle di pecora praticamente, e il foulard per coprire il collo e le parti, insomma, la gola, e il pantalone di velluto e le cioce, che erano, insomma, delle scarpe che fatte, si chiamano cioce perché vengono dalla ciociaria praticamente, da una zona qui vicino al confine col Molise. E erano la prima cosa che si riusciva a reperire praticamente. Queste sono di cuoio, ma ne facevano anche di pneumatici automobili in disuso praticamente, i primi pneumatici che si usavano, i primi tempi che sono usciti le macchine, quindi molto spartano ma molto caldo, molto. E il cappello non può mancare per coprire il sempre dal freddo. Suonare la zampogna non è facile, bisogna, magari si fa dalla mattina alla sera, e si fanno 250 suonate, 300 suonate, dipende. E poi, ripeto, ecco, magari si sfila, si cammina, si va per le chiese, insomma, faticoso no, però un po' sì, però si viene ripagati al 100%, dalla soddisfazione proprio personale e quella che si vede negli altri.